Presento le persone che credo conoscete tutti, ma così per protocollo: Paolo Del Brocco e Beppe Caschetto, che sono alla produzione, Francesco Piccolo, che ha la sceneggiatura, ma che è anche autore appunto dei libri da cui il film è tratto, Toni e Pippe, che sono due interpreti protagonisti, René Lucchetti, che è il regista, Renato Carpentieri, che è l'interpreti, e Claudio Piazzanti alla musica. Scusami. Io devo dire la verità, mi sono fatto una pila di film che parlano di questi argomenti, di persone ritornate dopo la morte o di seconde opportunità, eccetera, e DVD, file sul computer, eccetera, e ogni volta che la sera cominciavo a vedere mi addormentavo, quindi fingo di averli rivisti, ma non li ho rivisti, e quindi le somiglianze sono volute, ma sono forse anche più goffe del vero. Nel sogno delle amorate, mi ci rivedo, no, io sono molto più bacchettone, decisamente più bacchettone, più moralista, infatti di questo proprio è stato un proprio, tant'è che c'è un momento, non so se si può dire, non capisco mai se si può dire, c'è un momento in cui quando alla fine abbiamo visto. Però non vorrei rovinare, c'è un momento in cui non si può dire, però loro l'hanno visto, quando c'è una riconciliazione da qualche parte del film, lui tira fuori il cellulare, si può dire, per vedere, non lo so, ma gli altri no, dopo quello che scrivete, no? Allora dicevo, ma questo gesto qua di controllare se l'amante la sta chiamando, ma è il caso di farlo, è uscito tutto il mio essere bacchettone, no, a suo punto, quindi è stato un po' la doppia fila, che dice vabbè, che vuoi che sia la doppia fila, cioè c'è delle cose che per me, ed è stato anche un esercizio molto interessante che sfrutterò in maniera ignobile nei prossimi film, infatti a perderci fra me e lui sicuramente Daniele, glielo ho detto, sei sicuro, ecco la prima cosa che ho detto, ma sei sicuro che vuoi proprio come... E quindi cioè, è molto diverso, io sono molto più bacchettone, però, e questa è la potenza di questo film, secondo me, nonostante io sia molto diverso da lui, nonostante abbia passato tutta il film a dire ma che superficiale, ma che stupido, ma è, alla fine del film dico ma io mi ci rivedo, questa è la cosa, perché è impossibile non rivedersi, come del resto nessuno non... Per quanto tu possa essere vigio alla legge, un buon cittadino, chi è che non si è mai rivisto una volta in Alberto Sordi? Quindi questo a parole, ora vediamo se poi la gente... cioè, però io sono abbastanza certo che la gente uscirà dal cinema e incomincerà a ripassare i propri momenti della sua felicità. Poi tra l'altro, sto facendo, posso dire, possiamo parlare ormai di tour teatrale, un tour teatrale con Francesco... sulla lettura di questo dei momenti della superficialità, inevitabilmente non solo ti tira fuori i tuoi momenti della superficialità, ma anche quelli più ignobili, più sbeceri, che non hai mai avuto il coraggio di dire. Tipo? No, non te lo dico, io almeno non te lo dico. Dei più beceri no, me ne tengo, io dirò sì, mi sono riconosciuto soltanto nelle cose belle di Paolo, nelle quelle brutte dirò che mi farà schifo, ma in realtà io mi ci rivedo tanto. Okay. Per esempio l'odio per lo Zenzero mi ci rivedo tantissimo, è una cosa che come tutte le cose dice ma fa schifo, ma fa bene, e dice non mi basta. Questa cosa l'ho detto con molta soddisfazione, perché lo Zenzero dovrebbe essere abolito. Questo è il mondo come vorremmo che fosse, in un certo senso. Cioè Truffaut diceva sempre non racconto le cose come sono, ma come vorremmo che fosse, come vorrei che fossero. E poi c'è anche un altro elemento, cioè questa è una fiaba, ci siamo detti tante volte, dico come facciamo a trasportare questo racconto in un mondo non necessariamente riconoscibilissimo, però terreno e terrestre. L'idea di utilizzare Palermo, che è una città che è spesso raccontata per i suoi problemi, e togliere i problemi, e andare a raccontare una cosa che però è vera, che c'è anche lì una media borghesia che vive bene, che sì, c'è traffico, però insomma... Ci sono tanti contrasti in quella città, eppure si vive anche molto 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 bene. E quindi andare a isolare questo elemento che è esistente, però non viene mai raccontato da solo, mi ha permesso di raccontare una storia che è un po' come Woody Allen quando dice mi piacciono le commedie degli attici, no? Quelle commedie che si svolgono sempre in cima agli attici, dove la gente parla d'amore, non c'è mai problemi. E è stato un po' questo anche lo scegliere quello sfondo come idea, perché poi alla fine noi raccontiamo il mondo anche per negazione, no? Cioè, per assenza, questo è un luogo, questo film, dove non ci sono conflitti sociali, no? E noi conflitti sociali li sappiamo che ci sono fuori,
entrare in un film così e ci sentiamo per un attimo isolati, protetti da quell'elemento che invece nel cinema è continuamente presente, no? Voglio dire solo perché le sceneggiature, a proposito dell'idea del film, le sceneggiature poi sono una cosa bella, ma non c'è il film, non c'è il regista e non ci sono gli attori, quindi stanno lì. Mentre invece la prima volta che ho visto il film io ho visto proprio un tono che mi ha molto colpito, perché era il tono che a casa mia aveva immaginato il Daniele, ma è un tono del film dato da lui, dagli attori, da questa specie di leggerezza però piuttosto seria, che secondo me dà questa empatia, perché poi ci si diverte e ci si commuove anche, dà questa empatia verso il film, questo specchio, ci si rispecchia con i personaggi, che è una cosa che riguarda i personaggi, riguarda questa città, no? dove Daniele ha girato, ma riguarda soprattutto il tono. No, una cosa che va detta è che questo film è stato contraddistinto dalla rapidità, cioè io è la prima volta che faccio un film così velocemente, ho cominciato a scriverlo meno di un anno fa ed è già pronto, ma io di questo devo ringraziare anche la produzione. È stato subito a PIF? Sì, sì. Nato con Piff questo film, e di questo devo ringraziare Beppe Caschetto, che è stato un produttore incredibile, perché mi ha come preso a calci, e ogni volta che cercavamo di fare un passo indietro in questa storia ci faceva fare un altro passo in avanti, e ha individuato, questo anche Francesco mi ha aiutato molto come dire, a evitare quella parte dubbiosa di me che tende a dire faccio una commedia, sì però è anche, sì però è anche, sì però è anche. E che devo dire, è un gran soggetto di film. Esatto. Ci sono due episodi curiosi che vanno assolutamente raccontati. Vanno raccontati. Sono due episodi curiosi. Il film per me è un film ben riuscito, un film che a me piace, quindi ne parlo in positivo perché mi piace realmente. La prima volta, la prima cosa così è stata quando abbiamo portato la sceneggiatura al cinema. È piaciuta molto, non c'erano osservazioni, anche piccole, Lucchetti ha detto la cambiamo. E abbiamo fatto una lunga discussione per non fargliela cambiare. Poi abbiamo visto il film nel suo primo montaggio, ha detto mi piace molto e Lucchetti ha detto lo cambio. E l'abbiamo riportato nella sua condizione originaria dopo una discussione, cioè è un film che sembra destinato a dover essere un buon film, secondo me. Ha cercato di far di tutto per capire come si potesse fare e renderlo complicato. Lo dico con simpatia e affetto, perché è stato sorprendente anche per noi la rapidità con cui si sia realizzata. La sceneggiatura era buona la prima, abbiamo girato subito, il film era buono al primo montaggio. Ringrazio anche, approfitto, lo faccio, Claudio Di Mauro, che ci ha aiutato molto, il montatore del film, perché ci ha messo tutti in condizione di poter lavorare serenamente. Però la cosa che ha contraddistinto questo lavoro era l'ineluttabilità. Sembrava che si dovesse per forza far così, ma in tutti i modi ha cercato di farlo in modo diverso.